Gli Structure Deck, Assalto dei Re del Fuoco e Saga del Drago Bianco Occhi Blu sono stati rilasciati in Italia l'8 febbraio e il 12 settembre del 2013. I due deck non hanno molto in comune, a partire dai tipi e attributi presenti, addirittura condividendo solamente una carta generica, Richiamo del Posseduto. Assalto dei Re del Fuoco espande sulla meccanica di una carta iconica e leggendaria, la Sacra Fenice di Nefitis, con l'archetipo dei Re del Fuoco. I piccoli Barong e Kirin possono essere evocati specialmente quando un Re del Fuoco sul terreno viene distrutto, e quando essi stessi vengono distrutti, rispettivamente prendono dal deck o mandano dal deck al cimitero un mostro dell'archetipo o dell'attributo fuoco. Garunix, il mostro principale, ha lo stesso effetto della Fenice di Nefitis, distruggendo però tutti gli altri mostri invece che le magie trappola. Le due magie, Assalto dei Re del Fuoco e Cerchio dei Re del Fuoco, aiutano queste strategie, generando inoltre vantaggio al controllore, permettendo di evocare Re del Fuoco dal deck o dal cimitero e distruggendoli per attivare i loro effetti. Il resto del deck si compone di altre carte appartenenti ad archetipi fuoco, Flambe come Cane di Fuoco e Pawn, vulcanici come razzo e contrattacco e diverse carte a supporto dell'attributo. Saga del Drago Bianco Occhi Blu invece è prevedibilmente incentrato sul leggendario Drago Bianco Occhi Blu, probabilmente la carta più famosa di tutto Yu-Gi-Oh! Occhi Blu è decisamente il mostro principale del deck e oltre a ristampare Kaibamen e Soffio Esplosivo di Distruzione, il deck introduce una moltitudine di carte a suo supporto. Le più importanti nel main deck sono sicuramente la Pietra Bianca della Leggenda e la Fanciulla con gli Occhi di Blu, entrambi mostri tuner di livello 1 e entrambi con effetti che vanno a facilitare enormemente la ricerca e l'evocazione del drago bianco. La pietra permette di aggiungere dal deck alla mano un drago bianco una volta mandata al cimitero, mentre se attaccata la fanciulla annulla l'attacco ed evoca occhi blu da deck, mano e addirittura cimitero, imitando ciò che succede a Kisara nell'anime. Con questi tuner inoltre diventa estremamente facile evocare il nuovo mostro sincro Drago Argento Occhi Azzurri, primo della sua categoria ad essere incluso in uno structure deck. Questo drago fornisce protezione ai propri draghi per due turni e permette di rievocare un mostro normale dal cimitero durante ogni standby phase del suo giocatore, effetto ripreso in parte dalla magia rapida Pianto d'Argento. Inoltre sono presenti altre due nuove magie in questo deck che facilitano l'utilizzo della Pietra Bianca della Leggenda con effetti fortissimi, Carte della Consonanza e Reliquiario del Drago che permette di mandare una pietra e un drago normale dal deck al cimitero. Nella sfida di oggi il Re del Fuoco Folk cercherà di sopravvivere alla potente macchina distruttrice che è il Drago Bianco Occhi Blu di Cinnazon. Ce la farà? O i Re del Fuoco perderanno la loro corona contro il Drago della Leggenda? Scopriamoli insieme con gli Structure Deck Assalto dei Re del Fuoco e Saga del Drago Bianco Occhi Blu. Oh, Folk, questo era il momento che aspettavo da quando abbiamo cominciato la serie. Il tuo Structure Deck. Il mio Structure Deck, Saga del Drago Bianco Occhi Blu. Mamma mia. Vabbè, non c'è niente da dire, è un deck Occhi Blu. Esatto. Quindi abbiamo Drago Bianco Occhi Blu e Rabi Dragon come Occhi Blu sostitutivo, il successore di Yosan Ryu, molto meglio. Hai un sincro nel tuo extra deck. Ho finalmente un sincro nel mio extra deck. Abbiamo visto prima gli Xyz negli structure rispetto ai sincro. Sì. Però abbiamo il Drago d'Argento Occhi Azzurri. Mamma non ho mia. Mai capito perché l'abbiano voluto mettere Occhi Azzurri e non Occhi Blu. Troppo forte dopo. Sì. Ci sono volute veramente le congiunzioni astrali per far diventare l'Occhi Blu meta nel 2016. E questo structure non è stato quello che l'ha portato ad essere meta nel 2013. E infatti non è diventato meta nel 2013. Però ha fatto divertire tanti ragazzi. Sì, sì, assolutamente. Ne avrò comprati 15 di questi structure deck. E non trovo neanche più il 3x di alcune di queste carte. Nonostante ne abbia comprati 15. Comunque, appunto, abbiamo delle carte non giocabili, praticamente, come il Dark Storm Dragon. Ci sono due Shining Angel, un onesto. La fanciulla occhi blu, ovviamente, sì. È probabilmente il pezzo più forte del deck alla fin fine, insieme alla pietra bianca della legge. Specialmente per l'epoca. Sì. Poi carte che effettivamente funzionano abbastanza bene, sia con il dire ok potrebbe essere un mazzo di Kaiba, sia con il dire è un mazzo occhi blu. Ma passiamo al tuo, Assalto dei Re del Fuoco, avevo anche questo. Sì, io è la prima volta che mi trovo davanti questo deck, non l'ho mai usato e non ho mai ben capito come funzionano queste carte, l'ho vista solo una volta su Duel Links, però vedo che ci sono dei bei polli di fuoco, il Re del Fuoco, l'Avatar e poi la Sacra Fenice di Nefitis, bellissima. Sì, una carta veramente iconica. Ci sono tanti bei mostri da tributo che spero di evocare durante il nostro duello, ci sono le Tartarughe UFO che saranno fondamentali. E tra le magie vedo due carte in particolare che adoro, la Pot of Duality, che ai tempi era molto forte.
Sì, anche perché non c'era nient'altro. Esatto. Era, tutto il resto era bandito. Evocavi poco specialmente, quindi ci stava. E poi il fardello del E potente, che fa il suo ritorno? che non l'abbiamo mai effettivamente visto in tutto il suo potere nei nostri duelli. Speriamo sia questa volta buona. Soprattutto perché se lo metti contro un drago bianco occhi blu, Eh sì, se lo fa metti contro perdere il mio deck, ho perso. Sono ben veramente finito. 800. Anche perché sarà una delle cose che mi servirà di più, dato che i miei mostri non hanno tanto potere Beh, offensivo. dai, hai razzo vulcanico che ha 1009. Allora sì, È Però è fatto. un 4 stelle, quindi ci sta. Poi la Anche piccola il chimera che te lo aumenta. Flamvel Fire Soprattutto finora, a parte nel tuo caso con i Chaos Dragon, abbiamo sempre avuto nel momento in cui c'era un deck che ci interessava, che ci piaceva, ci abbiamo sempre perso. Quindi io perderò malissimo con il deck degli occhi blu. Ma direi di cominciare quindi. Oh, ce l'ho fatta! Ti ho letto nel pensiero Mamma stavolta. mia, la mia win streak è stata terminata Ma qui. meno male. Allora, andremo per primi. Setto. Vediamo, vediamo. Due carte, vai. Ecco che era subito un mostro da 4000 che non c'è neanche nel deck. Molten Zombie. Chissà se vedremo questo Mamma effetto. mia. La versione me meno usata di Sacred Crane. Quella Papà. era a luce, quindi veniva usata almeno nei Chaos deck. Lui no. Main phase 2, posiziono due carte coperte. Vai. Però Anche tu due carte coperte. più lontane delle tue. Attiverò scambio di anime. Ah, ok. Sacrifico il tuo Molten Zombie per evocare Kaiser Glider. Meraviglioso. Setto una carta, non posso fare la battle, end phase. Ok, quindi Wow. già sono messo abbastanza male. Il fatto che abbia dovuto già usare però scambio di anime per Kaiser Glider. Vado a posizionare e termino qui il turno. Forse dovevo guardare prima se c'era tempesta potente nel tuo deck. No, però c'è Distruzione Schiacciante che Ahia. torna da Master Duel a qui e Il devi mio subito la prossima negate. cosa. Ottimo. Questa era forte. Poi attivo Dragon Shrine. Ok, Quindi questo mi ricordo era mando, forte. sì, mando un mostro drago dal mio deck al cimitero. Poi, se era Sì. un mostro normale, posso mandare un altro mostro drago dal mio deck al cimitero. Ok. Quindi mando Rabi Dragon. Mando quindi un altro mostro, la pietra bianca della leggenda, si attiva il suo effetto. Mamma mia, Prendo il massacrati. drago bianco occhi blu. Blue Eyes White Dragon. Non... Non Ma c'è? sì. Sì, c'è, ce l'ho. Attivo pianto d'argento, prendo Rabi Dragon, lo evoco. Posso già prendere. Kaibaman! Ah. Attivo l'effetto di Kaibaman! Oh mio Ed Dio. evoco un drago bianco occhi blu. Battle phase. Kaiser Glider. GG. Oh, il mio 200 200. Però puoi prendere un mostro con 200 di difesa dal deck a mano. Non è mica male come effetto. L'imbarazzo della scelta qui, eh? Sì. Ah, attenzione. In positivo. Sì, ok, te cosa fai? Chi? Il Rabi Dragon? No, no, no. Lui vaga nei campi di neve, ha delle grandi orecchie molto acustiche e appunto è un drago mutante a forma di pala di neve. Allora è Non tanta c'è roba. nessun modo che qualcuno possa sfuggirgli. Bellissima questa In descrizione, effetto. è favolosa. Nelle trivia della Wiki di Yu-Gi-Oh! Dicono che l'hanno fatta così ridicola per fare il contrasto con quella del drago bianco occhi blu invece. Ah. Con però la stessa cosa del qui non c'è mo nessun modo di sfuggirgli e sul drago bianco pochi l'hanno incontrato e hanno vissuto per raccontare la storia, quindi. Ok. Ho preso un brick. Ti attacco con uno dei miei due brick. Eh Ti sì. attacco con l'altro. D'altra parte i Aia. mattoni fanno male. Anche parecchio questi. Vai. No, che errore madornale. Hai pescato? Non dovevi? Non è bestia, guerriero bestia. Che odio, guarda. Attiviamo la mia carta magia coperta. Penso che ve ne uno Va solo. bene. Sì, dovreste avere solo Pawn. Evoco normalmente il mio Flamvel Doggo. Non ha senso aver attivato la magia, ma tanto ho perso. Ok. Vado in battle phase.
Ah, e mi attacchi? Attiverò la mia carta trappola sul mio flan bel doggo. How about no? Vigilanza del campione. No, niente. L'unica cosa la che carta potevo, più bella mai stampata, che potevo non fare era pescare uno. La mia tattica era evocare la mia Fenice, che era più forte, equipaggiarla, ma non andava comunque sopra il drago bianco. È che nessuno dei mostri grossi è bestia, quello era bestia, quindi. Cioè, nessuno dei mostri grossi, nessuno dei mostri ha dubbi da quel mostro. Evoco il drago miraggio dopo aver mandato al cimitero il Rabbit Dragon con il dono dell'elefante bianco. Così a caso, così non puoi attivare carte trappola. Esatto. Ho un impermanenza molto più forte che gli studi anche. Ti attacco con Kaiser Glider, che alla fine l'ha fatto il suo. Sì. Secondo set, vediamo se sarà un 2-0 o se Folk tornerà come suo solito nel secondo. Decido di andare primo. Ottima carta per iniziare. Non male. Turno 1 è il turno migliore per metterla, di sicuro. E attiverò, perché ho paura, anche il fardello del potente. Ho perso. Non credo. Posso arrendermi. Non credo proprio. Andiamo di picchio picchio. Ora, spade rivelatrici. Non sarebbero male. Non sarebbero male in questa situazione. Fanciulla. Setto una carta, vai. Ok. La fanciulla è l'unica cosa che un giocatore occhi blu può fare. Bah. Questo ba mi sembra troppo contento. Non va bene. Il drago bianco andrebbe al 2000. Il 2002. Dannazione. Quindi ancora è più grosso. Cos'è quella trappola? Che odio. Io evocherò normal. Ho sbagliato, ho misplayato. Posso annullare, che fortuna. Uno dei rari casi in cui Edo Pro evocherò normalmente. Perché? Cioè, per effetto lui. Dire vero potevo fare in un altro modo, però va bene anche così. Vado in battle e ci riprova a distruggerti la tua dannata tizia. Attivo l'effetto della fanciulla occhi blu. Evoco un drago bianco occhi blu dal mio deck. 2002. Che scazzo. Un mostro attributo lo distrugge. Attiverò di nuovo la catena demoniaca. Mamma mia, che odio, lo sapevo. Così perde anche l'effetto. E io ti attivo questa. No. Posso mandare la catena demoniaca? Cosa succede? Ah sì, puoi targettare la catena demoniaca. Non ho idea di cosa fare. Targetti il drago bianco, non rievochi tranquillamente. Vabbè, ora tranquillamente. Intanto il prossimo turno pesco quello e... Se ti targetto la trappola, ti distruggo il tizio. Ovviamente agirò in maniera sbagliata. C'è una maniera giusta? No. Io mi targetterei la fanciulla. La ripeschi. Appunto. Vabbè, tanto dopo col drago bianco sul terreno non posso usare l'effetto. La voglio ammazzare. Che schifo questa carta. Devo anche scartare per attivarla. In realtà è fortissima. Non in questa situazione. Niente, io ti voglio distruggere quella tizia. Non mi importa. Va bene. Ok. E non mi fa attaccare. No, come? No, non mi fa attaccare. Non ha senso questa cosa. Mi annega. Ah, però lei dice nega l'attacco? Ah no, però il suo effetto l'ho già attivato. Non posso neanche andare in end phase. Cosa vuol dire? Non puoi fare nulla? Ah, ok. Mi si era semplicemente impalato tutto. Si era impalato. Sembrava strano, non aveva senso se no questa interazione. Andiamo in main phase 2. Andiamo in end phase. E la mia tattica di evocare quel tizio poverino era un'altra, ma non volevo fare questo. Manticorno. Oh cazzo. Lui deve morire. Io lo volevo rievocare col doggo. Però mi tocca uccidere anche il doggo. Chissà cosa avrò pescato. Che non ho niente per salire sopra alla Manticore of Darkness. Andrò in battle. Ti attacco Flamvel. Non hai un onesto per i Pyro, che non esiste. Evoco la pietra bianca della leggenda. E evoco il drago d'argento in difesa. Santa pazienza. Si attivano entrambi gli effetti, ma non fanno nulla. Dovrebbe essere un qualcosa che distrugge in questo deck. Lo troverò. Attivo anche l'effetto di pianto d'argento. Dai. Ah, riporti indietro un bel drago bianco. Metto un drago bianco in difesa.
setto una carta. Chissà cos'è. Potrebbe essere qualunque cosa. Oh mio Dio. Vai. Oh mio Dio, che odio. Non fa schifo questo deck del fuoco. Due muri. Il drago bianco come muro difensivo. Ma poi non fanno nulla queste carte che pesco. Continuano a dirmi. Oh, la carta migliore del mio deck. Che è un tempesta. Distruzione schiacciante. La seconda volta questa carta che viene vista. Fantastico. Stavo pensando, solo quella che mi salva. E si è vista. È il tuo deck. Ti vuole bene, si vede. Eh sì, è il mio deck. Evoco normalmente l'angelo splendente. L'angelo splendente. Ti attacco con tutti. Eh sì. Non come stavo per fare con l'angelo splendente. Quel primo, magari. Perché no? A quel punto prendevo la search, sai. Ci sta. Prendevi un attimo e mi attaccavi con quello. Vai, angelo splendente, attacco del pulito. E attacco luce bianca. C'è un qualcosa di utile in questo mazzo? No. Magari qualcos'altro che mi dice se viene distrutto. No, non mi dire che anche te hai fatto la pescata della vita. No, ho pescato una magia, che quella di prima che avevo settato. No, avevi interrotto la frase a metà, ho detto. Ora questo ha pescato, ha fatto la pescata della vita. Vince. Tocca a te. Davvero? Sì. Vai, drago bianco, occhi blu, attacco luce bianca. Luce pulsar. Esatto. 2-0. Vediamo se nel terzo duello migliorano le cose. Riesco a attivare qualche effetto di... Veramente. No, ma te lo dico, è sempre stato complicatissimo riuscire a attivare gli effetti dei re del fuoco, no, con lo structure. Più che altro, ora, una carta sola ho pescato che mi fa attivare, cioè, mi i fa loro effetti, esatto. Non ne hai pescata una che era piuttosto forte. Ora non mi ricordo di preciso che nome aveva, come funzionava, però era piuttosto forte, me lo ricordo. Vediamo. Ma se la vediamo ora. Andiamo al game 3. Bene, siamo nel terzo set, nel set extra. Vediamo se... Yes! Questa... E si è ripreso anche su questo. Non è stata la giornata di sasso carta forbice. Setto una carta, setto una carta. Vai! Ok. Cosa farai? E soprattutto, ne sei sicuro? Posiziono un numero indefinito di carte coperte e ti da, faccio fare a te. Okay. La matematica è troppo difficile. Non le so ci contare. Sono 10 archetipi differenti in questo deck che non si energizzano l'uno con l'altro. No, per niente. Setterò un'altra carta e evoco il mio angelo splendente. Ah, ecco perché mi avevi chiesto. In realtà credo che la tua carta coperta sia una tartaruga UFO, quindi non dovrei attaccartela, però. Battle Phase. Ti attacco. È la carta che pesco in ogni duello. Cioè, probabilmente tre copie, okay, di questa. Sì. Ah, è sempre lui. È la stessa combo che hai fatto in tutti, esatto, e tre i duelli. Sembra che sia la combo migliore del deck. Mamma mia. Ho appena guardato per bene l'artwork di Guardia Flamvel e è completamente diverso da come l'avevo capito per tutta la mia vita. È Flamvel Pound la guardia? No, quella che ho io. Ah, ok. Ce l'ho, non so perché me l'ha tenuta la prima. E io pensavo che fosse un drago tutto attorcigliato su se stesso, che praticamente faceva la ciambellina. Invece no, è un drago che sta così, con le braccia avanti, classica posa da drago, con le fiamme intorno. Mi piaceva di più prima. Cioè, ci stava anche col fatto che aveva 2000 di difesa. Stavolta andrò con la Flamvel Dog. Col Dog, ok. Main Phase 2, setto un'altra carta. Vada. Vada, signor Folk. Una carta nuova, attenzione. Ah, per questo archetipo. Forte, eh? Mamma mia. Da come hai detto, immagino. Invochiamo il classico Doggo da 1009. Una carta coperta che sicuramente sarà un errore. Quindi sono riuscito a farti credere che veramente me l'avesse tenuta per sbaglio. Ho preso. Ti ho detto, nel momento in cui ho detto, la guardia Flamvel. E te, Pawn. No, quella che ho io. Ah, ma io non pensavo tra l'altro fosse questa qua. Io pensavo che c'ho io perché era una carta che avevi lì accanto a te. No. Ma no. Dov'è? Non lo so. Non pensavo intendessi questa. Ce l'ho sicuramente anche fisica. Cioè, però non pensavo. Vedi com'è l'artwork? Se, sì, io ho sempre, pensato che fosse il muso, praticamente, dove è la cosa lì in basso a sinistra. No, io non avevo idea si chiamasse guardia Flamvel ora come ora. Vai, tocca a te. Faremo una cosa incredibile.
evoco tramite tributo il drago coniglio. Mamma mia, e io gli attiverò. No! La mia ruota dell'incubo. La Nightmare Wheel, no! E ora ti farai, non mi importa, ho vinto comunque. Forse sì. Pianto d'argento, riprendo la guardia Flamwell. Sei sicuro di ciò che tu vuoi fare? Potrei negartelo quel pianto d'argento. E niente, ho perso. Mi basterà solo aspettare 16 turni. Eh beh, ho un timer da 16 turni. Mi dispiace, amico, è finita. Ah, devo attivarle? Ok. Eh sì, come sempre devi dirgli, la voglio attivare. Posiziono una carta come sarei tentato di metterlo in difesa. E ora lo soffrirò. E niente, devo ripescare un'altra volta la distruzione schiacciante. Tieni, è bella la peschi. Probabilmente peschi prima te la distruzione schiacciante che io ho qualcosa di utile. Non si può avere tutto da un duello. Setto una carta, vai. Sarà un altro mondo 2000. Chissà. Io te l'attacco. Non è un muro da 2000. Ma quasi. No, mamma, non riesco a uccidere niente. Cioè, i mostri fortissimi di attacco non riesci a buttare giù nulla. L'onesto settato non te l'aspettavi, oh, eh. Oh, che rabbia. E poi farò una cosa bruttissima. Tributo il rabiconiglio e l'onesto ed evoco il drago tempesta oscura o come si chiama. Ma chi è? Ma chi lo conosce? Poi attivo dalla mia mano la cavalcatrice di tempeste. È la sua? La carta che mi hai visto nel deck Occhi Blu qualche giorno fa. Deck Occhi Blu di anni e anni fa, quando non sapevamo giocare per niente. Ora sappiamo giocare poco. Un po' meno di niente. E mi hai chiesto perché è lì. E ti attacco la carta coperta. Ecco perché è lì. Probabilmente il mostro con più difesa del mio deck. Infatti, ero sicuro di farti 2500 danni. End phase. Non ho niente qua sul 2007. Lo metterai in difesa? E non ho niente che ti va sopra. Vabbè, il fardello del potente. Ce l'ho proprio in mano, guarda. Poi queste carte, un Beast Warrior, c'ho tutto tranne Beast Warrior. Ma a cosa servono? Quelli che sono Beast, guarda, te la dico, Targhetta, una bestia o un guerriero bestia, guadagna attacco pari alla sua difesa. Le bestie e i guerrieri bestie hanno tipo 200. 200. Tutti. Sei terribile. Cosa ci devo fare? Non mi serve nulla, nessuno di questi mostri fa qualcosa che non può aiutare a... Termino. Così proprio. Ora che ho la carta per distruggermi i miei Fire Kings. Ti attacco il Fire King. No, così mi mando una carta dal deck al cimitero. Non potevo non attivarlo, Ma mi fai anche danno. No, non è vero. No. Non me l'hai fatto danno. Doveva fare danno, ma non ho capito perché non. Perché non avevi altri mostri. Non avevo altri mostri. Infatti, ho detto. Infatti, ho detto, devo attivarlo per forza. Molto interessante. Hai un mostro resuscitato per Garunix? Te hai 16 carte coperte. Attiviamolo tanto. Per fare un mostro da 2007 poi. Cioè. Garunix, ciao. Splendore. L'abbiamo visto, eh? Sì. Ma facciamolo morire questo boss monster. Fammi fare. Il coso è protetto dall'essere distrutto una volta perché c'ha... Ah, ti distrugge la tua? Sì. Vabbè, tanto. Ah, si attiva. Mi fa evocare qualcosa. Ah, ok, sì. Ah, sì, ora non ti faccio più. Non te lo faccio più, piercing, giusto. Vabbè, ma io ancora. Pensavo ai bei vecchi tempi in cui facevo danno perforante. Non troppe quelle carte. A notare, potevo farlo diventare un 2000 quella carta che ho. Attivo spade rivelatrici. Ah, il terrore, eh. Garunz, come dovrebbe tornare? Mai, adesso mai. Deve essere distrutto da un effetto. Da un effetto, sì, sì, se no. Io ho solo quella carta magia per fare queste cose. Attivo. La compulsory. Compulsory e ti faccio tornare la Flame Tiger. Attivo enemy controller. Ok. Ti faccio cambiare questo in attacco. Ok. Poi rievoco normalmente il Dark Storm Dragon. E attivo il suo effetto, mando una carta scoperta che controllo, una magia scoperta che controllo al cimitero e distruggo tutte le magie trappole sul terreno. Vediamo se funziona però così.
Credo di sì, purtroppo. Vediamo, questo viene. Credo che funzioni. Merda. Per la scienza. Credo proprio che funzioni, sì. Non ha funzionato. No, dovrebbe... È nella sì, stand by phase. Funziona. Funziona, porca troia. Ecco, hai vinto. Questo. Ti lamentavi tanto. Io scemo che ho fatto... Qual era l'altra carta coperta? Ma è quella che faceva guadagnare l'attacco un po'. Alla difesa l'attacco. Allora mi sono fatto proprio fregare con un pollo. Attiverò anche fardello del potente. Aia, allora proprio non posso ritornare. Bandiamoli questi mostri. Fanno schifo. Hanno a loro stessi. Niente, io i 3-0 non riesco a farli comunque. Beccati questo. Addirittura guadagna 300 durante la tua battle phase. Che bestia, face. L'ho messa nel mio mazzo cotto lui. Pensavo nel tuo mazzo Burning Abyss PK. lui è probabilmente Lucifero, eh. La attivo, scarto il dono dell'elefante bianco e mi riprendo il Rabbit Dragon. Oh, ben abbiamo visto però funzionare entrambi i boss monster. Eh sì. Battle phase, ti attacco e no, perdo. Avrei evocato la Sacra Fenice. Era lì dal primo turno, poverina. Oh, che palle, sì. Come è finita male per me questo terzo duello. Ma comunque, direi che quindi possiamo chiudere qui. Se il video e il duello vi è piaciuto, mettete like, commentate ed iscrivetevi. E andate a seguire tutte le altre playlist di Yu-Gi-Oh! Dove ci sono i nostri duelli, la storia dei vari strutture starter, più a varie sfide che abbiamo fatto. E inoltre anche gli altri video del canale, tra cui Pokémon, Horror e altri giochi vari. Perfetto, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, ciao gente. A tutti.